Ciao, benvenuti nello spazio Mio Podcasting. Mio Podcasting è un contenuto audio a cadenza mensile. Questa è la stagione 4. In questo spazio audio vi racconterò le bloggate che hanno avuto più successo nei miei blog. Fate riferimento quindi a Mio Radar, Mia Fantascienza e Paleo Contatto. Ciao, benvenuti alla puntata numero 45 di Mio Podcasting. In questo episodio andrò a sintetizzarvi la bella bloggata che trovate il link in descrizione qui nel file di YouTube, intitolata Arctic Impacts on Weather and Food. How do we mitigate the effects? È praticamente la bloggata, la traduzione della bella conferenza del professor Wadhams. Io in questa bloggata ve la starò rapidamente a sintetizzare. Se vi interessano questi argomenti e li volete approfondire, potete andare nel link indicato in descrizione e fruirvi la bella conferenza direttamente in inglese, oppure se non avete gli skill linguistici adeguati per seguire la conferenza in inglese via YouTube, potrete andare a leggere la mia bloggata, che è la traduzione e sintetizzazione, ma per lo più è una traduzione della conferenza. Allora, che cosa si può dire? Il primo punto è che il cambiamento climatico del Polo Nord e nel Mar Polare Artico è un effetto del cambiamento climatico, ma questi cambiamenti che stanno accadendo avranno conseguenze di impatti planetari. Il feedback dell'albedo. Il cambio dell'albedo infatti causerà innalzamento della temperatura del Mar Polare Artico, mentre prima, quando nel Mar Polare Artico era coperto di ghiaccio 12 mesi l'anno, la riflessione energetica dell'energia solare era di circa dell'80%. I dati satellitari mostrano una completa frantumazione del Polo Nord in estate, con aree di mare scoperte, dove il vento spezza altro ghiaccio frantumandolo e allargando le zone di mare aperto. Le esplorazioni petrolifere poi stanno diventando facili nel Mar Polare Artico. Basta ancorare al fondo una piattaforma petrolifera e mettere un rompighiaccio che naviga intorno per ridurre la pressione del ghiaccio rompendolo. Questo è possibile ed è facile perché il ghiaccio polare artico è sempre più sottile. Quali sono i feedback del ritiro del ghiaccio nel Mar Polare Artico? Accelerazione del ritiro del ghiaccio, perché il suo ritiro causa ghiaccio più sottile e le fratture si allargano a causa del vento e del cambiamento dell'albedo. Accelerazione dello scongelamento della Groenlandia, che rilascia enormi quantità di acqua fredda dolce, facendo salire il livello del mare. Questo implica un cambiamento d'albedo in Groenlandia che accelera il processo di scongelamento del ghiaccio in Groenlandia, assieme al flusso di acqua dolce che sottoterra dilava la base dei ghiacciai, mentre l'acqua appunto si apre la strada verso il mare. Sale il rischio di rilascio di quantità di metano in atmosfera per lo scioglimento degli idrati di metano. Eventi meteo sempre più violenti che impattano sulle rese agricole. Deterioramento e poi blocco della corrente del Golfo, ossia dell'AMOC. Infine, il melting del Polo Nord incrementa del più 25% la velocità di cambiamento climatico, che non ci sarebbe stata se il Polo Nord non avesse perso il suo albedo. Non è una novità che la corrente del Golfo si stia degradando e si stia indebolendo. Il motore termoalino infatti dipende dall'affondamento di acqua salata fredda, ma l'acqua del Mar Polare Artico è meno fredda a causa dell'albedo, quindi si ha un'erosione del gradiente termico. Inoltre l'acqua è meno salata a causa del melting della Groenlandia e del ghiaccio sciolto del Mar Polare Artico. Le correnti marine del pianeta sono come un nastro trasportatore. Tutte funzionano sul meccanismo THC termoalino, sul differenziale di temperatura e salinità. La corrente del Golfo in Europa rende il continente europeo più caldo di quello che potrebbe essere di circa più 10 gradi centigradi
rispetto ad altri paesi del Canada e Groenlandia che sono alla stessa latitudine. Cosa succede con il processo di rallentamento e di indebolimento della corrente del Golfo? Sempre meno acqua calda e salata dal Golfo del Messico affluisce a nord-est dell'Europa. I modelli climatici predicono che un blocco o un rallentamento ulteriore della corrente del Golfo provocherebbe all'Italia, alla Grecia, alla Spagna un forte riscaldamento di più 4 gradi diventando un deserto, mentre nella zona europea più a nord ci sarà un raffreddamento che stroncherà il riscaldamento climatico. I modelli predicono che l'Europa avrà a soffrire per il cambiamento climatico, mentre il nord Europa avrà impatti assai più miti. La minaccia artica del melting degli idrati di metano in Siberia. Un riscaldamento del Mar Polare da 50 metri a 100 metri causerà impatti sugli idrati di metano che sono immersi sott'acqua. Questi si scioglieranno rilasciando potenti emissioni di metano che sono 30 volte più potenti come effetto serra rispetto alla CO2. Questo fenomeno è già stato osservato con la formazione in Siberia di enormi bolle larghe anche un chilometro che sprofondano nel territorio rilasciando metano. Si stima un'emissione potenziale di 50 gigatons, ossia 50 miliardi di tonnellate di metano, che saranno rilasciate in atmosfera nei prossimi 10 anni. Si stima circa per un danno, diciamo planetario, di 50 trilioni di dollari, ossia 50 per 10 alla 18 in un secolo, ossia qualcosa come 5 per 10 alla 17 all'anno di danni in dollari, considerando il fatto che poi i danni climatici sul pianeta Terra, ossia per circa 5 per 10 alla 17, ossia 500 milioni di miliardi all'anno, che non saranno equidistribuiti come impatti tra le nazioni del mondo. Ma la peggiore minaccia sono gli idrati di metano. Sono il permafrost che si scongelerà per cambiamento delle temperature in atmosfera quanto per infiltrazione di acqua del Mar Polare nella tundra, quanto per riscaldamento del Mar Polare Artico per cambio del suo albedo che inciderà in modo violento perché la profondità media del Mar Polare Artico è relativamente molto modesta rispetto agli altri oceani del mondo. Cosa si può dire aggiuntivamente per farla corta e breve? Il metano finisce in atmosfera perché si sciolgono gli idrati di metano nel basso Mar Polare Artico, causa naturale. Il metano finisce in atmosfera perché si scioglie il permafrost della tundra, dalla tundra, che appunto rilascia bolle enormi di metano, anche questa per cause naturali. Poi abbiamo il metano che finisce in atmosfera perché i gasdotti si danneggiano per la subsidenza del suolo causata dal melting del permafrost. Questa è una causa antropica invece di rilascio di metano. Poi abbiamo infine il metano che finisce in atmosfera perché si estrae petrolio e gas con tecniche di fracking e questa è una causa antropica. Tutte queste fonti di rilascio di metano, la peggiore perché è incontrollabile e di misura maggiore, quella relativa appunto al rilascio di metano per cause naturali. Ci sono teorie di studiosi russi, permafrost, che dicono che potrebbe essere possibile un'emissione istantanea, ossia in un anno al massimo in due, di circa 15 gigatons di metano dalla Siberia per un scioglimento del permafrost che è tantissimo, essendo appunto solo il 10% del totale del metano già presente liberamente in atmosfera sulla Terra. Questa è un'ipotesi conservativa sulle possibilità di emissione di metano dalla Siberia, data la massa potenziale di idrati di metano presenti in Siberia. Il paper di ricerca è stato molto controverso perché ha scatenato il panico nella comunità scientifica e la reazione psicologica di tanti è stata che questa cosa non avrebbe potuto mai accadere, quindi c'era soltanto un rifiuto psicologico sul paper di ricerca. Andando però a studiarlo meglio si è capito invece che la situazione è tutt'altro che
fantascientifica mai probabile. Con un impulso di metano di 15 gigatons, che sarebbe solo il 10% della massa di idrati di metano presenti in Siberia, che saranno soggetti a produrre effetti per il cambiamento climatico, si avrebbe un boost della temperatura di innalzamento su quelle già previste da IPCC di un ulteriore più 1.5 gradi centigradi di temperature medie. Inoltre il totale dei danni climatici planetari si stima muterebbe in 60 trilioni di dollari in un secolo, ossia 60 per 10 elevato alla 18, ossia praticamente all'anno 6 per 10 alla 17, ossia qualche cosa come 600 milioni di miliardi all'anno, che non saranno ovviamente equidistribuiti come impatti tra le nazioni del mondo. Impatti sui jet stream. I jet stream sono una separazione tra le aree polari e le zone a latitudini più basse. Con il metano in atmosfera il gradiente termico tra polo nord ed aree più calde dei tropici si riduce. Tutto diventa più caldo nell'atmosfera, quindi i jet stream perdono potenza e diventano meno forti. Mutano gli alisei e si hanno grandi aree cicloniche ed anticicloniche che rimangono incollate in grandi loop per lungo tempo, impattando in grandi aree e mutando le rese agricole, con record di freddo o record di siccità, nonché quando le aree cicloniche ed anticicloniche si muovono, essendoci più energia in atmosfera che nel mare, gli eventi meteo sono molto più violenti. Questo fenomeno è iniziato con il XXI secolo, quindi dai primi del 2000, e già nel 2008 si ebbero impatti negativi sulla produzione di granaglie, il cui prezzo schizzò alle stelle. Sovrappopolazione e danni da cambiamento climatico in Africa. Questo legame tra il riscaldamento del polo nord, emissioni di metano, rallentamento dei jet streams, severe weather, cali delle rese agricole, esplosioni dei prezzi del cibo, rivolte e guerre è un processo molto pessimo che purtroppo negli anni a venire non potrà che peggiorare, perché questa tendenza si legherà in modo insolubile con i problemi demografici, che in tutti i continenti sono in forte risalita, in particolar modo in Africa e in parte anche in Asia. Per queste ragioni ci sarà una forte pressione a lasciare l'Africa per migrare altrove, probabilmente nel vicino continente Europa, che dista solo poche miglia nautiche. In un continente, l'Africa, che già oggi non è autonomo per alimentazione e dipende da aiuti esterni, nei prossimi decenni, con una crescita della popolazione ed un calo delle rese agricole, verranno meno anche gli aiuti per l'Africa, perché anche il resto del mondo andrà in sofferenza a causa di danni da cambiamento climatico. Quindi il problema della sovrappopolazione si legherà in modo insolubile con i temi dei danni del cambiamento climatico, creando carestie, rivolte, guerre ed epidemie. È impossibile per la popolazione africana raggiungere i 4 miliardi attesi per il 2100. È probabile che accada qualcosa di grave molto prima del 2100, facendo collassare la popolazione. Ma il resto del mondo potrebbe evitare questo collasso con miglioramenti nell'agricoltura, che sarebbero comunque modesti a causa dei danni da cambiamento climatico, ma in rapporto alla bassa crescita della popolazione le altre aree del pianeta potrebbero sostenersi anche se con difficoltà. Ma questo non può accadere in Africa, ed è quello che anche il rapporto ONU segnala per i decenni a venire. Con l'incremento delle temperature, le rese agricole per ettaro di grano, mais, soia e riso si riducono drasticamente, e le attese per i decenni a venire sono sui cali delle rese agricole per danni da cambiamento climatico. Che cosa si può fare? È difficile trovare una soluzione in termini di cibo, dato che ce ne sarà sempre meno in futuro. Cosa si può fare in Africa per l'esplosione della popolazione? Ormai poco o niente. Non sono belle notizie, ma che cosa si può fare? Nel breve periodo si può provare a varare una sorta di progetto Manhattan mondiale per costruire qualcosa che inizi a sottrarre CO2 dall'atmosfera. Se ci mettiamo a fare esperimenti con il clima, sicuramente finiremo per fare peggio, andando a peggiorare ancora di più la situazione. L'unico modo di venire fuori è di focalizzare gli sforzi per cercare tecnologie che possano catturare e stoccare in sicurezza la CO2 dall'atmosfera,
prima che le conseguenze di un cambiamento climatico non diventino così serie da accelerare il processo di global warming con un autofeedback che poi sarebbero incontrollabili per l'umanità. Il resto delle altre informazioni, se vorrete, le potrete andare a leggere nella mia bloggata. Per questo episodio abbiamo finito. Ciao!